Buongiorno amici dell'Orto Fornelli, oggi vi faccio vedere come faccio una riproduzione di menta per talea. Prima di tutto scelgo dei rametti lunghi almeno 15 cm. Possibilmente devono avere una parte giovane, verde. Insomma. Questo è un tipo di menta con le foglie piccole, a me piace molto. La taglieremo in obliquo, così. Poi tagliamo tanti rametti quante nuove piante ci servono. Tagliamo le foglie alla base, lasciandone solo due, solo quelle in cima. Ecco qua. Queste ovviamente non le buttiamo, le possiamo utilizzare per cucinare o io personalmente le aggiungo al tè. Ora che abbiamo i nostri tagli, li immergiamo in acqua e aspettiamo. È opzionale prima immergerli in un ormone radicante che può essere in polvere o liquido, ma è una pianta molto facile da propagare in questa maniera, quindi se non lo avete non preoccupatevi perché dovrebbe funzionare comunque. E ora mettiamo il vasetto in un posto dove non gli arrivi la luce diretta del sole e attendiamo. Dovrebbe impiegare una o 2 settimane ad emettere nuove radici. Guardate come si presenta, amici, dopo una settimana. Solo una settimana e guardate che meraviglia. Ha fatto un sacco di radici. Questo un po' meno. Addirittura ho messo anche dei pezzi che pensavo che avrebbero preso difficilmente questi due, molto legnosi. Beh, hanno radicato anche questi. Quindi adesso scegliamo un bel vaso e la piantiamo. Ecco qua il nostro vaso. Facciamo uno spazio al centro così evitiamo di stressare troppo le radici, scegliamo il nostro rametto radicato e lo piantiamo. Ecco fatto. Facile, vero? E abbiamo replicato la nostra buonissima piantina di menta. Questa ovviamente potrà essere usata in cucina per fare delle tisane, potrà essere regalata a un amico. Diciamo che il suo profumo è sempre piacevole, anche da tenere in casa, perché resiste anche all'ombra. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!